Elisabetta. Cognome? Adugliani. L'imitazione di Elisabetta Adugliani fa il suo esordio sui palcoscenici italiani nel nuovo spettacolo di Francesca Reggiani, Quello che gli uomini ci dicono, in scena dal 26 ottobre alla Sala Umberto di Roma e poi in tournée in tutta Italia. L'attrice fa infatti confrontare in un'esilarante doppia intervista che verrà proiettata sul palco la compagna del presidente della Camera con la first lady francese Carla Bruni. Sono delle donne che ce l'hanno fatta. Ma non a livelli così, ecco, che sono arrivate ai primi posti dei vertici del potere. Quindi mi sembrava divertente, insieme ai miei autori, che sono sempre Walter Lupo e Gianluca Giugliarelli, fare un'intervista incrociata fra Roma e Parigi. Reggiani Tugliani punta su modi spicci e parlata romana, Reggiani Carlà sull'esatto opposto, sussurra appena e si mostra piuttosto snob. Che dote ha suo marito? Allora, una dice... l'intelligenza, infatti mi ha sposata, e l'altra dice, beh, è un po' ingenua, se no col cavolo che mi sposava. Nello spettacolo la Reggiani si confronta con la categoria degli uomini prendendo via via le sembianze di diversi personaggi. Tra le nuove imitazioni c'è anche quella di Alfonso Signorini. La gente ama entrare nelle case dei VIP, anche perché la loro gliel'hanno pignorata. Quanto alla satira in televisione, la Reggiani non è affatto ottimista, dunque per ora meglio il teatro. In teatro uno ha la libertà, primo, di fare un po' quello che la propria creatività gli consente, no? Poi io ho un editore che è il pubblico, almeno tocco ferro, per ora è stato così.